Ciao ragazzi, qui per Animal Comics e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere abbiamo una nuova collezione, da pochissimo uscita in edicola ragazzi e anche su Netflix, dove sta il loghino, eccolo qui ragazzi. Questa è la collezione sticker del nuovo film animato Sonic Prime, direttamente da Netflix appunto. Facciamo vedere che le bustine qui sono sticker, questo è un intero box ragazzi. Allora, guardate qua. Bellissime, viola, scuotimentose le definirei. Sono le bustine, vabbè, sui classici personaggi che appunto ci stanno in questo film, che sono i personaggi classici film di Sonic più qualche nuova aggiunta, ragazzi, che non vi spoileriamo. Faccio vedere l'album un attimo all'interno. Allora, ci stanno, diciamo, 24 figurine speciali, vedete, che si possono attaccare qui. E poi le figurine base dovrebbero essere circa 184. Vai. Questa qui è la serie che potete trovare su Netflix, sono 8 episodi. Ve la consigliamo, in generale. Poi, allora ragazzi, qui vedete varie pagine con tutti quanti i personaggi, dai buoni ai cattivi, il dottore, ragazzi, l'ho sempre dato. Ho visto un nuovissimo film che era uscito, tra parentesi, quello con Jim Carrey. Ah, io credo. Sì, è molto simpatico, devo dire, se questo film qui è a metà di quello che è stato quel film, è veramente eccezionale, secondo me. Io ho seguito le vicende del film di Sonic soltanto per il fatto del personaggio, che hanno cambiato. Il restyling del personaggio. Sì. Posso dire, hanno fatto bene? Sì. E qui, ragazzi, in questa pagina c'è una... c'è uno dei miei personaggi preferiti, che è Knuckles, ragazzi. Anche se preferivo Shadow, che pure era simpatico, effettivamente, come controparte di Sonic. Sonic è sempre stato l'unico, cioè, il protagonista che non mi è mai piaciuto, però, beh, era troppo OP per i miei gusti. Ah, non sono mai stata grande appassionata di Sonic, cioè, proprio a livello di gameplay, a livello di meccaniche non mi è mai piaciuto. Però, ti posso dire, esisteva il gioco per Nintendo, che era Sonic Sonic e Mario, forse, alle Olimpiadi. Sonic e giochi olimpici, sì. Ragazzi, quel gioco era la mia infanzia, è una roba bellissima. Se non sbaglio, è uscito di recente anche su Switch. Quello degli ultimi giochi olimpici invernali. Chissà, magari se vi piace tanto questo video, ragazzi, potremmo portarlo. Chi lo sa? Va bene, inizio io con un primo pacchetto. Vai. Che dici? Vado io con un primo pacchettozzo. Vediamo che cosa ci fa. Ho già detto il prezzo di No, non l'abbiamo ancora detto effettivamente il prezzo di queste bustine. Andiamo a controllare subito perché non sì, me lo ricordo. Sinceramente, manco allora, io. Display da 40 un euro, bustine, se non sbaglio. Un euro a esattamente. Bustina. Sì. Allora, ok, sono già d'accordo, ragazzi, il contornino viola possiamo proporre in generale a tutte le società di farlo perché è bellissimo. Ricordiamo questa collezione edita da Diramix, allora abbiamo un Sonic, poi abbiamo, vedi, sono varie scene proprio della serie, molto belle. Ovviamente, okay, queste ritagliate così sì, in maniera più particolare. Sono particolari perché poi si stacca qua teoricamente e va messa sull'album, vedi, nel ritaglio, molto figo. Ok, ci sta, un personaggio cyber, figo. E poi ragazzi, un'altra scena del film. Bene. Poi penso, va a completare un personaggio questo. Sì, sì, vanno a completare dei personaggi effettivamente, qua, vedi, sì. Completa sì. Sonic. Sì, allora. Avremo una pagina con tutti quanti i personaggi, appunto, Sonic, eccetera, Tails 9 e tutti quanti. Allora, so che ci sono delle figurine speciali con il bordino. Sì. Io so, queste qua che appunto ecco dovrebbero andare qui. Ecco, ne ho trovata una? Sì, allora. Attenzione. Vediamoci prima di tutto Knuckles. Queste card normali. Molto bella, ragazzi. Poi, è molto carina. Sì, secondo me deve essere pure divertente come serie. La devo vedere, la vedremo da poco. Eccola qui, bella. La speciale. Ragazzi, ma è bellissima. Queste sono figurine speciali, sono con l'effetto luccicoso così. Un olografico fantastico. È la fantastico. Numero 139. Andiamola a vedere subito com'è. Allora, 139, eccola qui. Yes. Va inserita okay. Qua. Molto bella. Beh, sarà bello vedere la pagina completa. Qui ci sta probabilmente... un pochino di spoiler su quello che c'è nella serie, se volete non leggete le scritte perché probabilmente raccontano un po' tutto. Vengono fatte delle presentazioni dei personaggi. Sì, noi vi consigliamo probabilmente di vedere prima la serie, se vi piace appunto recuperarvi poi questa collezione che secondo me è un must da avere. Qua abbiamo un volto in primo piano di Sonic che va ritagliato appunto. Bella questa scena di combattimento, sembra fighissimo. Un'altra scena, ragazzi, veramente in ambiente sottomarino. Qua c'abbiamo anche una scritta in sovrimpressione, niente male, secondo me, E poi Tails 9, ragazzi. Allora, continuiamo un po' con questa apertura, speriamo di trovare altre card sì, speciali. Puntiamo alle speciali, sicuramente, perché finire... Eccole un'altra, Allora, sono rare forse, ma non così tanto. Beh, dai, per ora due in quattro pacchetti, manco troppo rare. Ancora un altro pezzo... Sei più fortunata tu con le speciali. Vero, vero.
Allora, comunque le scene sono No, ma le belle. scene sono belle, ma anche lo stile di animazione mi piace particolarmente. Dovete sapere tutti quanti che io non sono un grande fan dell'animazione in 3D, ok? Io sono molto fan dei film di Miyazaki, simili, quindi 2D proprio Vabbè, classico sì, le di animazioni Ghibli. 2D sono. Però questo 3D sembra fatto bene, Sì, effettivamente. il 3D così è bello. Io, piccolo, rimasi poco contento di alcuni film dei primi che uscivano in 3D. Forse c'era Zeta la formica, potrei sbagliarmi, che era in 3D addirittura. Sì, era. Era uno dei primi che uscì in quello stile e non mi piacque particolarmente, però vabbè. Dipende dallo Dipende. stile poi, ovviamente. Per Dipende esempio, sempre da come è reso il 3D, esatto, secondo me. esatto, esatto. Qui abbiamo Sonic che è stato catturato, ragazzi. Come più o meno metà Come delle volte, sempre. sempre. Come fai a essere il personaggio più veloce di una saga e non essere perennemente catturato? Cioè, è una roba assurda. Mi sa che questa forse è una delle prime doppie, potrebbe essere. Sonic con un cristallo, un'altra scena. Ok. Io non trovo speciali, ragazzi. Infatti, vediamo se ne trovo un'altra Se ne trovi io. un'altra, mi saluto i pacchetti, basta. Allora, dai, no, non credo che ci sia una speciale anche in questo pacchetto, E invece invece. sì! Allora le hai preso tu, basta. Allora, Ho deciso. vediamo un po'. Per ora credo che non abbiamo trovato quasi doppie, forse soltanto Eccolo questa Shadow, qui. si inizia a vedere. Lui è il mio personaggio preferito in Vediamo. assoluto. Vediamo, abbiamo Bella! questa E penso sia sul speciale. ponte della nave qui. Eh sì, penso proprio di sì. Molto interessante. Vado io, ragazzi, con un altro bel pacchettozzo. Vediamo se qui c'è una speciale o se Controlliamo sono io subito. l'onore di trovare le Mi sa che entrambe. solo tu c'hai l'onore. Anche delle scene piratesche, ragazzi, attenzione. Chissà perché gli stanno puntando le armi contro. Sarebbe curioso da Bisogna vedere sapere. la serie per Sì, questa è una scoprirlo. città Wolverine palese. Bellissima. Ancora. Sì, evidentemente sarà una nuova arma che utilizzerà. Molto simpatico sto quanto. In stile Wolverinesco, che poi tra parentesi, se non sbaglio, Jackman ha appena annunciato che si sta rifacendo il fisico per rientrare nel ruolo di Wolverine. Quindi, tanta roba. Per il film di Penso per Deadpool 3. Deadpool. Sì, Deadpool 3. Comunque niente, le trovo tutte io le speciali. No, Probabilmente ma sono messe alternate nel sono box. messe C'è un pacchetto con la speciale e un pacchetto senza. alternate. E quindi capitano tutte Onesto. a me. Allora, vediamo un po'. Abbiamo. Baby, è la versione tipo Baby del dottore, ma dai. Ah, è vero! È stato fatto tipo Che stile Baby carino! Boss, presente? Sì. Molto Carino, carino. carino. Oh, Vabbè. allora, quattro speciali. Sì, voglio aprirmi una speciale, quindi mi prendo il pacchetto Adesso sotto. non la trovi. Se ora non la trovo veramente sclero, ragazzi. Sclero tra... No, Si solo è sclerare. buggato il. No, si è buggato. No, non ci credo. Figurina speciale. No, c'è. Ah, c'è. Ok, c'è, ragazzi. Ok, quindi sono alternato. Ok. Sonic, la versione Cyber, poi... Molto interessante. Oh, attenzione, Sonic in una hero pose proprio quando si atterra a base. E attenzione, prima trovo la versione baby. Ora Adesso trovo la la versione versione adulta. cresciuta. Direi molto molto bene. Allora, direi ultimo Vai, pacchetto vai di tu. questa L'hai apertura, vado io. preso da sotto quello che stava in giro? Vedremo. Ah, l'ha Ah, presa da risulta. sotto. Sì, ho imbrogliato. Ci Allora, sta. abbiamo ancora scene dalla serie. E la E la speciale? speciale. Oh, Molto ne molto abbiamo trovato un bella. sacco di speciali. Bella Tutte per Tails. diverse. Sì, devo dire la verità, se ne trovano un sacco. Bella. Chissà se con il box si riesce a completare l'album. Potrebbe darsi. Secondo me sì, sai, Non abbiamo trovo assai trovato doppie, quindi poche doppie. si potrebbe Poi, completarlo, chissà. comunque, è un album, è una collezione che si completa abbastanza facilmente. Sì, Sono 184 184. figurine, non Sì, di sono cui 24 così speciali, quindi. tante. Beh. Direi che il video è durato abbastanza, ragazzi. Se vi è piaciuto lasciate un bel like Iscrivetevi se ancora non l'avete e fatto. ci vediamo in un prossimo video. Bella!